Adesso concentra la sua risposta a chi il rifiuto l'ha fomentato nel popolo, l'ha promosso nel popolo, ha cercato di diffonderlo nel popolo, cioè scribi e farisei. Chi tra quelli che negano che lui sia affidabile sono quelli che spingono gli altri a stargli alla larga. Quando Gesù ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a pranzo a casa sua. Facilmente voleva pesarlo, voleva vedere fin dove arrivava. Che prezzo aveva magari, a quale condizione lo si poteva convincere a spostare il tiro. Ecco, sì. Gesù andò e si mise a tavola. Quel fariseo vide che Gesù non aveva fatto la purificazione delle mani, non si era lavato le mani, secondo tutto quel rituale per cui prima una mano che arriva qui così, poi la mano che arriva qua, poi sopra, poi sotto, no, tu, 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 tu. Se se l'era lavata, si era lavata molto in fretta, magari ha preso poco. E se ne meravigliò. L'ha fatto in modo tale che Gesù potesse capire che lui, come padrone di casa, non era proprio entusiasta del suo comportamento. E allora il Signore gli disse: voi farisei, terribile, anche Gesù è molto diplomatico, vedrete come quanto è diplomatico qua. Voi farisei, vi preoccupate di pulire la parte esterna del bicchiere e del piatto, ma all'interno siete pieni di furti e di cattiverie. Cioè, non rispettate le cose, vi presentate come perfettini perché fai inchini a genufflessioni, mani giunte, collo storto, tutto perfetto, 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 ma ve ne fregate del prossimo, se appena appena potete intascate le sue cose, e per di più siete chiusi nel vostro cuore. La cattiveria è quello che ci chiude. Cattiveria non nel senso di malvagità, in questo caso, cattiveria nel senso di prigionieri. Siete pieni di prigioni dentro di voi, pieni di muri, pieni di blocchi, siete bloccati in voi stessi, stolti. Ah, che differenza c'è tra S e S? Tra stupido. Che differenza c'è tra stolto e stupido? Stolto uno che non vuol capire. È stupido? E uno però è uno che capisce ma non No, 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 stupido è uno che non sa i numeri. Dire che uno è stupido è un'offesa, dipende da come lo si dice naturalmente, o semplicemente un riconoscere una situazione di fatto. Il tono numerico è che è. No, ignorante è uno che non sa, magari perché non ha avuto occasione. E chi non ci arriva, poveri. Lui vorrebbe anche, ma è gamia i numeri. Non li ha ricevuti, per cui non può usarli. Lo stolto è uno che invece ha i numeri per capire, ma non li usa nel modo giusto. Per cui la stoltezza è una stupidità voluta, perché si pensa che faccia comodo. È una finzione di fatto. Quanto sia consapevole o meno, quello dipende penso da caso a caso. E se è consapevole è una colpa. Se non è consapevole, speriamo che quello lì trovi qualcuno che l'aiuta a raddrizzare il tiro un pochino, ecco. Perché finché resta così com'è, però è importante che Gesù dica stolti, non stupidi, stolti. Voi non volete capire. Figliolo, è vero, sono sempre lei. Ah, oh, sì. Il bello del Vangelo è che proprio si parla della nostra realtà quotidiana. Stolti. Dio non ha forse creato l'esterno e l'interno dell'uomo? Dio ha fatto solo la parte esterna o anche quella interna dell'uomo? Solo la facciata o anche testa, cuore e pancia, sentimenti, eccetera? Ebbene, se volete che tutto sia puro per voi, date in elemosina ai poveri quello che si trova nei vostri piatti. Fate una scelta di apertura verso gli altri. Passate dalla preoccupazione per voi stessi alla disponibilità. E notate, e questa cosa è strana anche perché voi sapete che i farisei, almeno i farisei che cercavano di vivere secondo le loro regole, viverci davvero, non potevano chiedere soldi per il tempo e l'impegno che davano per aiutare gli altri a vivere nella loro fede. L'insegnamento della Torah, l'insegnamento della morale, eccetera, erano gratuiti. Per vivere un fariseo doveva svolgere un mestiere manuale.
Per cui la sua giornata, la maggior parte del tempo, la dedicava allo studio della Torah e alla discussione sul come fare e non fare, sull'alakà in particolare, sull'aspetto morale, come applicare nel concreto la legge di Dio, ma quelle ore dovevano essere gratuite. Questa è la teoria, questo è lo stile di vita che loro, in base alle loro regole, si proponevano. Però Gesù più di una volta li accusa di essere disonesti, di essere troppo preoccupati per sé, quindi trovare il sistema di portare a casa. Può succedere questo? È come succedeva allora, succede anche oggi. Può succedere anche oggi. Per non offendere nessuno, le cronache vaticane anche negli ultimi tempi ogni tanto ci ricordano, e lì siamo ai vertici proprio, ne siamo a... l'asciumo. Dunque qui Gesù dice l'antidoto alla vostra stoltezza sta proprio lì, uscire dalla preoccupazione per voi stessi e dare. D'altra parte è possibile uscire da se stessi in un modo diverso? Io esco da me stesso ma tengo tutto dentro, è un po' difficile. Se esci devi aprire la porta e... Una chiesa in uscita può essere come una chiesa arroccata? Certo, io sono nato in una chiesa arroccata e sono diventato adulto in una chiesa arroccata. Adesso la chiesa vuole uscire, ma cosa vuol dire uscire però? Lasciare da parte il Vangelo e... O uscire vuol dire entrare nel Vangelo? No, se deve uscire o deve entrare? Insomma, basta capire quelle parole, né? Perché... Evangelizzati, sì, è vero, indottrinati è una roba, evangelizzati è un'altra, catechizzati è un'altra ancora. Cosa vuol dire però catechesi, catechismo? Che state attenti, catechesi, cata, eco, fare eco. Il Vangelo mi dà i valori di fondo, ecco, io li ascolto e cerco di applicare nel concreto, li applico nel concreto, faccio eco al Vangelo. Quello è il catechismo. Dovrebbe essere. Dovrebbe.